Una mostra interamente dedicata ai miracoli eucaristici e alle testimonianze di santi è quella che ha ospitato il convento di San Francesco in Rovereto. L'esposizione, ideata da Carlo Acutis, giovane di 15 anni, morto a causa di una leucemia fulminante e ricordato per il suo profondo amore per l'Eucaristia, conduce il visitatore alla scoperta dei miracoli eucaristici più importanti. Dall'ostia che si sollevò da sola, miracolo che avvenne a Parigi durante la Pasqua del 1920, a quello degli agnelli devoti dell'Eucaristia di San Francesco d'Assisi, e dalle testimonianze dei santi che proprio con la loro vita raccontano la grande fede in Dio. All'interno della mostra è presente la raffigurazione di Raffaello delle Nocche, vescovo e fondatore delle suore discepole di Gesù Eucaristia. Nell'ambito della mostra anche il nostro fondatore, Monsignor Raffaello delle Nocche, perché era innamorato dell'Eucaristia e è molto devoto alla Madonna Santa ed è il nostro fondatore vescovo di Tricarico e quindi l'abbiamo voluto mettere qui anche come testimone dell'Eucaristia, anche perché noi siamo discepoli di Gesù Cristo, quindi abbiamo voluto anche rendere a lui.